Buonasera a tutti, coloro che ci seguono, ci seguiranno in registrata questa serata di dirette di Libri TV. Oggi è 29 giugno 2012. Oggi abbiamo appunto, apro la virgola, con un piccolo viaggio, tra virgolette, lungo alcune diciamo, esternazioni e prese di posizione di Giuliano Pisapia, che come sappiamo è sindaco di Milano. Lo spunto lo prendo da un suo articolo sul Sole 24 Ore, comparso ieri, in cui parla del lavoro in Italia. Qui il sindaco di Milano si sofferma, diciamo che ha dichiarato appunto che il lavoro in Italia di recente è messo in pericolo come diritto, come diritto a un posto stabile, come diritto a un posto sicuro. Insomma, afferma Pisapia che quella attuale in Italia sarebbe una stagione che nel campo del lavoro vede un calo, una diminuzione dei diritti dei lavoratori e non certo un ampliamento. Forse quest'articolo è anche una risposta implicita, forse neanche tanto implicita, a delle recenti dichiarazioni del ministro Fornero, nelle quali il ministro stesso faceva, una distinzione tra diritto al lavoro e diritto al posto fisso. Quindi Pisapia, paladino quindi dei lavoratori, d'altra parte la sua storia e formazione politica di sinistra giustificano questo approccio che appunto pare sia abbastanza coerente. Però queste dichiarazioni di principio altisonanti e solenni, secondo me poco si allineano con il caso recente, appunto il caso che potremmo chiamare Dalai Lama, con cui il sindaco di Milano ha evitato quello che era programmato, cioè il conferimento della cittadinanza onoraria al leader spirituale tibetano, prevista appunto con una certa ufficialità in occasione della visita di questo leader tibetano proprio a Milano. Pare ci siano state anche delle pressioni proprio per ostacolare questo conferimento da parte della Cina, per la quale da decenni il Tibet in realtà non esiste. Come Stato, avendolo occupato, cioè inglobato nel suo territorio, già da quasi più o meno dal 1950, e quindi non avrebbe gradito questo riconoscimento. Si dice inoltre che la posta sarebbe stata la partecipazione della Cina stessa, come espositrice al prossimo Expo di Milano, che è appunto un avvenimento molto importante che nel 2015 ci sarà a Milano, una manifestazione importante. Per la quale peraltro ci sono anche parecchi problemi organizzativi. Quindi, nella scelta tra conferire la cittadinanza onoraria ad un leader tibetano non violento e compiacere la Cina, Pisapia ha scelto la seconda strada. Il collegamento con l'argomento lavoro mi è venuto in mente leggendo che la Fiat, fabbrica italiana, automobili Torino, penso che ancora possa definirsi una fabbrica italiana, per voce del suo amministratore delegato Sergio Marchionne, ha inaugurato il suo primo stabilimento in Cina per produrre un modello di automobili che si chiamerà Viaggio, che peraltro verrà venduto anche in Europa. Lo stesso Marchionne sottolinea che gli operai cinesi vengono pagati un quinto di quelli italiani. Ora, non conosco con precisione la situazione dell'operaio cinese in termini previdenziali, assicurativi, assistenziali, eccetera, ma certo da un paese che spesso si trova tra i più condannati per violazioni di diritti umani non mi aspetterei molto. Quindi un'azienda italiana, la Fiat, utilizzerà questa manodopera in quel paese, addirittura realizzando un guadagno, nonostante si prefigga poi di far tornare parte di quelle vetture dall'altra parte del pianeta per venderle. Pisapia viene da una storia comunista dove la massificazione individuale del lavoratore definito proletario secondo l'ortodossia marxista non conosceva barriere nazionali. Eppure la violazione dei diritti dei cinesi, soprattutto dei diritti umani, pare non sia stata sufficiente a fargli rispettare il programma previsto per la visita appunto del Dalai Lama e che appunto sarebbe dovuto culminare con il conferimento a quest'ultimo della cittadinanza onoraria. È un po' una delusione, visto che Pisapia, giurista, garantista, quindi attento ai diritti degli esseri umani, cittadini o meno, pareva dovesse caratterizzare il suo mandato di sindaco a Milano proprio
con questa mission. Purtroppo Pisapia non è nuovo a questi cali di stile, in fatto di conferimenti, onorificenze, premi, e penso che appunto in queste occasioni, ce ne sono state, non abbia dato il meglio di sé, come quando lo scorso ottobre, in occasione di un'occasione, appunto in un'occasione pubblica, dichiarò che si sarebbe opposto con il suo veto al conferimento del premio Ambrogino d'Oro, un premio milanese importante, a Sergio D'Elia, ex terrorista di prima linea, oggi da parecchio segretario radicale dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, che figurava appunto tra i candidati. Forse la storia comunista di Pisapia ha agito in questo caso al contrario, stimolandolo a prendere le distanze da qualcosa che avrebbe messo in pericolo la sua propria reputazione, probabilmente. Prendere le distanze dalla possibilità che un essere umano, che ha pagato per i propri errori espiando una pena, possa concorrere al pari degli altri per meriti acquisiti e riconosciuti nel campo della lotta contro la pena di morte. Appunto, che possa concorrere come gli altri al conferimento di un premio nella città di Milano. Mentre quindi registro che in occasione di eventi e spettacoli, concerti importanti a Milano e chissà in qualche altra città d'Italia, i consiglieri comunali ricevono biglietti gratuiti. Ci relaziona su questo Marco Cappato, consigliere comunale, che regolarmente, il Consiglio Comunale di Milano, che regolarmente declina l'invito. Non mi resta che fare gli auguri a Pisapia affinché recuperi un po' una visione più lineare e coerente, maggiormente libertaria e liberale, che possa caratterizzarci e con questa possa caratterizzarci la sua sindacatura. Questo è quello che volevo oggi dirvi. Passerei rapidamente all'illustrazione del palinsesto. La virgola del direttore, dopo la virgola del direttore, avremo lo spazio di certi diritti, che sarà uno spazio appunto registrato, curato da Riccardo Cristiano. Avremo un'intervista a Federico De Luca, Ponti sospesi verso il dialogo. Questo qui è il titolo: Fede e omosessualità è tempo di credere. In seguito avremo una trasmissione appunto in diretta che curerò io, Voci Radicali, e avremo come ospite Angelo Rossi, che è segretario dell'associazione radicale Libera Aperta, associazione aretina, La Toscana, una galassia in cerca di coordinamento. E parleremo appunto di un convegno, di un incontro che c'è stato ad Arezzo, che appunto è stato promosso da questa associazione, e in cui ha partecipato anche Michele De Lucia, tesorieri dei Radicali Italiani, che ha fatto un intervento abbastanza importante in cui parla del pericolo di implosione dei radicali. In seguito, alle 22:45, avremo lo spazio Economia e Mercati, curato da Alfredo Pauciulo. Penso che appunto sarà presente anche come conduttore Marco Marchese, Open Market, commenti e analisi sull'andamento dei mercati finanziari. Alle 23:15 avremo lo spazio Giancarlo Carciolari a tavola con l'arte, è uno spazio registrato in cui Giancarlo Carciolari intervista Alessandro Taglioni, intervista Alessandro Taglioni, artista e scrittore sul suo libro La materia, Dio, l'arte. In chiusura delle nostre trasmissioni sarà appunto ci sarà la trasmissione consueta Leggera Euforia con approfondimenti, notizie sul mondo e panorama antiproibizionista. Trasmissione condotta e curata come sempre da Claudia Sterzi. Allora, io vi ricordo in chiusura che Libri.tv è un'associazione che si sostenta con le sue forse in qualche modo, e se volete potete iscrivervi, e tutte quante le informazioni le trovate sul sito Libri.tv. Ricordo appunto e soprattutto ringrazio Donato Volpicella per la regia di questa serata. E vi do appuntamento alle trasmissioni che seguiranno per questa giornata. Grazie e a più tardi.